che a caccia è alta mezzo metro, però con questi attacchi può arrivare a mezzo metro e 20 centimetri. Ci troviamo vicino Bracciano, il lago di Bracciano, e stiamo per salire Monte Raschio, 552 metri. Ma che state a fare? Tipo un'esercitazione o qualcosa? Sì, quindi fanno tipo camminare così, no? No, vabbè, abbiamo un obiettivo, ci devi arrivare. Sono poi altre cose, però vabbè. Ma a parte dell'arrivo ci sta sempre. Comunque meno male che ci state voi, io. Con tutti questi terroristi e queste cose. Noi facciamo quello che ci dicono di fare, facciamo. Sperando che sia utile per tutti, poi è quello il discorso. Diciamo l'intenzione è buona, poi quello che esce fuori. Noi ci mettiamo del nostro per fare al meglio quello che ci dicono di fare, perché uno pensa che è sempre per... Io personalmente i sacrifici che faccio li faccio perché penso da una piccola mano per mantenere in piena tranquillità. Per ora, finora in Italia funziona il sistema di prevenzione, speriamo... Speriamo il reggio, ok, grazie. Aspetta, ridimmelo come faceva, ha detto? Sutri antico, ce l'ha cent'anni e non te fa un amico. Ecco. Se te lo fate ne pentirai. Ecco, faccio il giro, non vado a Sutri. L'invidia, c'è troppa invidia a sto mondo. Non c'è più rispetto. Rispetto non esiste, che c'è il rispetto? Però chiunque sente dice queste cose qua, però come mai non le mettiamo in pratica? Però erano tanto ignoranti prima, però prima si rispettava. Ecco, è quello, capito? È come se passando il tempo ci siamo modificati in peggio. La terra è piatta. Questi stronzi, anche se non lo vedi che è tonda, te mettono in testa che è tonda, perché così tu vedi la terra. Nel 69 io avevo 9 anni e sono andati sulla luna. Sala anche questa. Ma io lo so, te lo so. Bravo. Mi padre mi disse. Qua deve venire il dubbio che fanno tutto in TV. Non crede che sono nati sulla luna. Dice non ci credo. Io ancora tuttora oggi loro te fanno vedere tutte cazzate, te fanno vedere, te fanno. Wow. Ma tuo padre ti diceva queste cose? Sì, ai tempi degli tempi. Perché prima non c'avevano la TV che li bombardavano le cazzate. La NASA, lo sa la NASA quante cose nasconde. C'è sta, guarda, praticamente su internet girano filmati dove loro, cioè, fatto sì, caso quando girano come coglioni là sopra, praticamente hanno le corde e si vedono ogni tanto l'amico suo che sta a fianco, che regge la corda, sì, perché sì. Sennò poi si muove male, fanno tutto al computer. Allora, spesso mi capita quando sto in montagna che il GPS non prende, no? Non c'è proprio, non fa il segnale con il satellite, no? Ed è strano perché in teoria qua c'è tutto questo cielo qua, no? E i satelliti sarebbero qua sopra, no? Come mai il GPS, ecco, dopo tanta fatica adesso ha preso? Ci ho fatto un bel po'. Mi capita spesso questa cosa quando sono in montagna. Com'è possibile che i satelliti, che sono tantissimi, cioè se tu vai a vedere qua loro ti fanno vedere che ci sono tipo una ventina di satelliti, no, che ti girano qua intorno, e ne bastano 3 per fare la triangolazione, cioè basta che ne becca 3. Può avere connessione, ti dice dove stai, altitudine e tutto, no? Però spesso quando sono in montagna, guarda a casa, quando sono in montagna in posti sperduti tipo questo, capita che i satelliti, che in realtà sono antenne dei cellulari, non beccano. Siccome qui non ci sono antenne dei cellulari, ecco perché non becca quando sto in montagna. Ovviamente qualcuno dirà, ma sono gli alberi che non lasciano il segnale. Cazzate! La pecora è un po' come la formica, che ha un campo visivo molto limitato, la formica. Cioè se tu alla formica metti il dito a 3 cm, non vede. Vede soltanto quello che ha proprio nelle vicinanze. Infatti per quello si tocca con l'altra formica, così comunica, no? Allo stesso modo anche lo schiavo odia. Non vede oltre alle pecore che ha intorno e quindi tende sempre a dare la colpa alle pecore stesse, no? Molta gente se la prende con gli ebrei, no? Con the Jews, it's the Jews, no? Oppure sono i musulmani, oppure sono i cristiani, sono gli africani, il problema, sono questi. No, anche se tu sei un Bill Gates, per esempio, chi decide che tu farai il Bill Gates è dall'alto. Se tu stai facendo qualcosa contro il piano del sistema, tu praticamente ti mettono i bastoni fra le ruote e sei finito. L'essere umano è composto dai predatori, che non si vedono mai, e da un branco di pedine,
che muovono, che siamo noi, facendo il nostro lavoro, obbedendo agli ordini, come il tipo qua. Noi facciamo quello che ci dicono di fare, facciamo. Che mandiamo avanti questa gabbia. Al 99% dei casi tu avrai a che fare ogni volta, anzi al 99.9% dei casi, a meno che non incontri Rockefeller proprio in persona, così, alla Auchan. Cosa tra l'altro molto improbabile, perché Rockefeller non è che va a fare la spesa alla Auchan, ci manda uno di noi a fare la spesa. Quindi al 100% dei casi quello che tu vedi in giro non è colpa sua, dei tuoi problemi, non è colpa sua, anche se tu farai di tutto per dargli la colpa, perché hai la scusa, hai sempre la scusa tu. È lui perché mi ha rubato il lavoro, è lui perché, mai però HV chi è che struttura tutto il sistema. Ovviamente noi nella nostra testa siamo sempre, abbiamo sempre ragione, però per capire cos'è il giusto e il sbagliato dobbiamo capire cos'è l'uomo, cosa fa di un buon bastone. Praticamente deve essere di un tipo di albero che ha le fibre resistentissime, però allo stesso modo molto leggero. In questo modo non pesa molto, lo alzi facilmente e allo stesso tempo crea un po' di elasticità, perché ti aiuta a dare slancio, no? Come per il bastone, per esempio, c'è una sedia, per esempio. Cosa fa di una sedia una buona sedia? Una buona sedia è composta di legno di qualità, il falegname l'ha fatto, la disegnava bene, ok? E quindi è resistente, è comoda, non ti stanca, ha i giusti appoggi, no? Per le braccia e tutto. Quello fa di una sedia una buona sedia. Una macchina sportiva, se tu la vuoi usare per fare una gara, è perfetta per come è stata strutturata, quindi gira benissimo, però consuma tantissimo. Invece se hai una macchina economica che ti fa fare tanti chilometri con poca benzina, anche quella ha una sua funzione. Il problema è noi come esseri umani vogliamo una macchina che duri a lungo e abbia una vita tranquilla, oppure vogliamo una vita eccitante con i prezzi da pagare di tutto questo eccitamento e velocità. Noi abbiamo scelto evidentemente di usare la macchina sportiva oggi. Loro decidono se nasceremo 500 oppure Ferrari, e noi non abbiamo molta scelta. Ora, una volta che tu sei nato Ferrari, ovviamente per te va benissimo l'olio super sportivo, che costa tantissimo. Paghi le conseguenze, perché gli ingranaggi ti si consumano molto più velocemente che la 500. Però la tua struttura è stata fatta per essere una Ferrari, e quindi chiedere a una Ferrari adesso di mettere olio che usa la 500 o la benzina con pochi ottani che usa la 500 è contro, cioè, non va bene, diciamo, non funzionerebbe bene. Ed è per questo che oggi non c'è via d'uscita per te, schiavo, pecora. Devi capire che sei come un drogato che è stato strutturato in modo da chiedere sempre di più. Come capiamo quindi che una persona che è una Ferrari, per esempio, non è in equilibrio, diciamo? La giornata tipo, per esempio, nostra, dell'uomo, è fatta di doveri e piaceri, no? Cioè lavori, poi ti godi, diciamo, il riposo. Ora, più questi estremi sono bassi, quindi meno lavoro, meno intenso, e divertimento meno intenso, più c'è una specie di equilibrio. Più sono accentuati queste cose qua, più si va oltre i limiti, e praticamente per bilanciare il lavoro da schiavo che fai hai bisogno di un qualcosa che ti dia un eccitamento molto più grosso. E non è una specie di equilibrio, nel senso che una persona che accetta un'onda più bassa, cioè lavoro abbastanza e mi diverto abbastanza, mi accontento, ha una vita abbastanza come una pianta. Non è che la pianta, per esempio, cambia, più o meno è quella la vita della pianta, no? Ci sono alti e bassi e tutto quanto. Però una persona invece che è come un drogato, praticamente quei picchi di lavoro, dovere, piacere, no? Quei picchi non sono stabili, nel senso, con il tempo si accentuano. Perché tu, una persona che vuole picchi così alti, con il tempo è come con l'alcol.
all'inizio inizi con la birra, poi piano piano ti serve sempre di più fino ad arrivare poi alla vodka, per avere un po' di eccitamento, diciamo, perché non ti arriva niente ormai. E quindi il trucco è, diciamo, avere una vita dove tu ti accontenti. Il problema è che è molto difficile per una persona che è drogata, per esempio, che è stata abituata ad un picco di eccitamento eccessivo, ritornare a dei livelli più tranquilli, no? Di solito, e questo è successo anche a me, per esempio, per questo faccio anche l'esempio, servono dei traumi per svegliare la persona che sta nella brutta strada. Serve una malattia, un incidente, cose del genere, per svegliare la pecora. Altrimenti la pecora andrà sempre, sempre avanti. È difficile che torni indietro. Noi veniamo cotti come la rana, no? Che viene cotta e manco se ne accorge. Piano piano, piano piano. Allora, ragazzi, qui a nord di Bracciano la terra è buona per il nocciolo, infatti qua è pieno di nocciolo, diciamo. E ovviamente qui questa terra non è che permette solo il nocciolo, siccome però dall'alto decidono con tasse, con cose, che conviene fare il nocciolo, lo schiavo pianta il nocciolo, non è che c'è molta scelta. Ammazza, tutto nocciolo qua, eh? Ma come mai non c'è il terreno, non è che permette altro? Rendono di più questo, cioè, ovviamente. Non c'è un'altra... un altro mercato, sì. Prima grano, sta roba così, no? Esatto. Cioè prima uno era autosufficiente, faceva... Sì, faceva un po' di grano, faceva un po' di tutto. Che chi li pira il nocciolo, cioè la Nutella, tipo? Sì. Quindi usano nocciolo italiano questi? Sì. Ah, ecco, vabbè, almeno no, quello. Sono pure quelli della Turchia, però non è che so come questi qui, ci fanno altre cose. Devi abbassare per fare il prezzo? No, noi non ce ne entriamo, se ce le pagano come la Turchia, chiudiamo pure nulla. Esatto. Perché non ci mettiamo d'accordo in modo che... Lo fanno la sua alba, in Art Italia. Preferiscono più fare meno produzione e più qualità. Però è un altro tipo di nocciola, lassù fa quella, quelle lassù magari qui non fanno. C'hanno un mercato tipo biologico, per esempio, queste cose? No, quello proprio, dammicelo, perché non le fa proprio perché è noce per morte. Ci hanno provato qui, non c'è ancora qualcuno che regge. Nel senso senza pesticidi? Non... Costa poco, danno qualche cosa in più perché ti hanno, se parla di 30-40 euro in più al quintale, però... Ci vuole troppa mano d'opera. Non ci vuole troppa cosa che non ti conviene. Quando trini, se ci rimane poco, dici ma lo lasciamo fare. Come tutte le cose, finché... Se vuoi qualità ci vuole tempo e pazienza. Sì, e poi non te lo pagano perché c'è la maggior parte delle persone compra in offerta. Perché ce la famo, andiamo avanti, eccetera, eccetera. Non gli frega se è buona o non è buona. Esatto, immagino che quello gli danno. Sì, quello che è. Questo è, ti ho detto, perché ancora ci fa la Nutella, la Ferrero, la Nestlé, ci fa la cioccolata, sta roba così. Allora ancora reggo. Ma dai prezzi di qualche anno fa, 400 euro, 450 euro al quintale, andrà a 180, 170. Ancora se ce reggiamo, ma se si passa ancora. Te lasciano proprio giusto per sopravvivere proprio. Mamma mia. Capito ragazzi, noi siamo semplici pedine che loro possono far morire se vogliono, se non le servono più. Infatti che ha detto? Ha cominciato a storcere il naso per il biologico, no? Perché non è che non è buono, non c'è qualità, ma ci vuole più tempo, ci vuole più mano d'opera, più cura e tutto. E quindi se tu devi comprare la roba in offerta, a un prezzo basso, devi mangiarti il veleno. Loro non ce la fanno a dare la cura che serve a questi noccioli, no? Invece la via più semplice è spruzzare merda chimica che ti avvelena, perché così poi non c'hai problemi. Ammazza tutto, ammazza pure te però, per fare il prezzo basso. Quindi
con questo io non voglio dire che lui è colpa sua che noi ci avveleniamo, la colpa non è mai nostra, è dall'alto, ragazzi, la colpa nostra è solo che non facciamo un cazzo. Quando arrivi al punto che tu te stai intromettendo, ti fanno intromettere nel tuo corpo veleno, ad un certo punto la tua coscienza ti dovrebbe dire basta. Per vedere tutto il percorso che ho fatto dovrei prendere la mappa e allontanarmi, no? Così vedo tutto quello che ho fatto e poi comincio a fare dei calcoli, no? Dico, ammazzo, ho camminato troppo, meglio se mi fermo un attimo, che ne so. Oppure vedo dove sto andando, perché magari sto andando in un punto che mi porta in un punto dove non dovrei andare, no? Quindi rischio che magari mi sbrano oppure entro a casa di qualcuno che non dovrei, per esempio, cioè nella proprietà di qualcuno. Quindi bisogna sempre fare attenzione, no? E avere anche, cioè non vedere solo qui 2 metri che hai intorno, ma vedere anche dall'alto. Come si può fare a vedere dall'alto? Bisogna leggere libri che parlano della storia dell'uomo per millenni. Uno di questi libri ovviamente è la Bibbia. Ovviamente appena dici questa parola la gente è stata programmata per proprio avere un disgusto, proprio appena senti la parola, no? Perché ovviamente li hanno bombardati con preti pedofili e tutti questi zozzoni, no? Che basta che li vedi, che è vero, basta che li vedi ti fanno vomitare. Ovviamente uno si allontana, no? Pensa che è tutto così. Però come per ogni cosa, no? Bisogna scavare per bene per trovare la vera. Perché all'inizio ci trovi solo merda. Scava e troverai sempre, con tanta fatica, la verità. Per esempio, a me mi piace così mangiare erba così cruda, no? Per esempio questo qua sarebbe dente di leone, in teoria si potrebbe mangiare, ma qui ci hanno spruzzato per fare le nocciole qua della Nutella, no? Che ricordo non sono biologici, ci devono spruzzare peggio schifezze qua, e tutta questa roba se la succhiano anche queste piantine qua, che si potrebbero mangiare senza problemi se non fossimo malati di mente, no? Questo qua è il dente di leone, ok? Infatti dente di leone perché c'ha queste punte, no? Come denti, no? Però il primo tentativo che fai, cioè appena esci di casa, lo puoi trovare questo. Però non, meglio se non lo mangi, diciamo. E quindi bisogna venire in posti, cioè neanche qui per esempio va bene. Per esempio questo qua è una prateria dove ci sono solo cavalli che mi stanno guardando adesso, bianchi. Ovviamente qui se lo prendo qua, dove non c'è nessun tipo di coltivazione, sarebbe meglio. Però ecco, ho fatto uno sforzo, non è che ho preso la prima cosa, no? Quindi allo stesso modo anche noi bisogna sforzarsi, insomma, perché l'informazione non è che te la danno così facilmente, cioè c'è da sforzarsi per qualsiasi cosa, no? Voi avete capito la lezione? Cari cabal, avete capito, no? Che bisogna sforzarsi. Come mai siete tutti bianchi? Cioè, non ho capito che è, va de moda, no? Bianco magna, piccolo, vedi? È buono, piccolo, guarda che buono che è. Ai produttori piaceva la Ferrari. E siccome i malati di mente hanno il potere, di solito vanno sempre in alto, comandano tutto, piano piano tutto il mondo vuole la Ferrari. Piccolo, piccoletto, hai capito, piccoletto, bello, capito? Sono malati di mente e hanno creato un sistema di malati di mente, capito, piccoletto? È semplice da capire, sono malati di mente e quindi il malato di mente di solito va a comandare, no? Alla fine ti sei annoiato. Ora ovviamente questi produttori di nocciole stanno facendo una battaglia con dei mostri giganteschi proprio, che sono molto più organizzati di loro, e quindi il coltello dalla parte del manico ce l'hanno loro e non questi poveracci. Questi qua, qualsiasi prezzo loro gli dicono, lo fanno perché non c'hanno alternativa, no? In teoria, secondo loro, non c'è un'alternativa. Istintivamente a noi ci verrebbe da dire che è colpa del capitalismo, cioè colpa della Ferrero, che è troppo grande e riesce a fare il prezzo bassissimo, e loro poi per fare il prezzo bassissimo ti devono avvelenare. Però qui è quello che non capisce lo schiavo, che qui lo scopo non è fare soldi, ma avvelenarti, tenerti stupido, ammalato e senza cervello, così
ti possono fregare all'infinito, perché non ci arrivi, ok? Quindi, giusto per capire, avete la prova adesso, la Nutella usa nocciole avvelenate, che già la Nutella di suo non è proprio il massimo della salute, diciamo. Quindi non è colpa nemmeno della Ferrero. Quindi anche quei imprenditori così, queste companies così giganti, anche loro sono semplici pedine che qualcuno, e quindi, come diceva il coso, no? Insomma, la mano invisibile, non mi viene adesso il nome, inizia con la A, credo, non mi viene il nome, e lui diceva che c'è questa mano invisibile, e lui diceva che il mercato, che semplicemente se tu lo lasci libero, che secondo loro oggi c'è il free market, il mercato libero, no? Quindi c'è questa mano invisibile che muove le cose così, senza nessun tipo di... perché ognuno, cercando la propria utilità, producono tutti i beni, no? C'è il consumatore, c'è il produttore, tutto, e quindi c'è questa mano invisibile, alla fine, che manda avanti le cose. In realtà questa mano invisibile c'è, e quindi noi non viviamo in capitalismo, ma in mafismo. Mafia, da nascosto, no? Ma rendo! Allora! Solo fumo! Paura! L'acqua, vediamo qua, c'è l'acqua qua, che quell'acqua poi andrà succhiata dalla radice delle piante della Nutella che tu mangerai. Ups! C'è questa roba qua vicino alle nocciole, farà bene? Però è giallo, bello il giallo. Religo et resurgo. Octogon. Signor Sigmazofi. University, scuola di... Vediamo qui che c'è un deserto, no? Allora, in un deserto non può nascere niente di buono, no? Quindi, se noi capiamo che il sistema è strutturato in modo da far sparire qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di pensiero che può essere a favore di noi, del popolo, noi capiamo che quel posto lì, loro devono pagare tasse, devono avere il diritto di aprire un centro dove parlare di questa loro filosofia, no? Se tu parli di verità, e guardate ragazzi, quello è come un pusher, quello ti dà droga, cose che ti dicono vai schiavo, adesso ti dico io come risolvere tutti i tuoi problemi in modo naturale, e ti fanno fare per esempio pratiche orientali che consistono nel ripetere per esempio la meditazione, no? La meditazione è, in pratica, in due parole, butta il tuo cervello, non lo usare, e dallo in pasto a Satana, così dice la Bibbia, Satana. Però se tu non vuoi credere a questa versione, io te la dico in una versione un po' più scientifica. Praticamente, se tu meditando, quello ti dice pensa al tuo respiro, no, gnam gnu gnu gna gna, gnam gnu gna gna, a ripetere come coglione la stessa cosa, così tu ti rincoglionisci da solo, e piano piano, meditando, pensando solo alla tua respirazione, praticamente butti nel cestino tutti i neuroni che servono a ragionare, a tenerti sveglio e vivo per capire che te stanno a sbrana. Capito? Perché tutte queste pratiche che lasciano fare oggi sono funzionali al sistema. Vendono droga ai poveracci ormai persi. Sono praticamente impossibile. Chi è che va lì? Lui non avrebbe clienti se non vende droga, se non vendesse droga nel senso non verità. Chi è che oggi sarebbe in grado, siamo pochissimi, che sarebbe in grado così di vivere senza le droghe che ci dà il sistema, no? Chi è che si accontenta senza i telefonini, senza la tecnologia, senza tutte queste droghe, sia virtuali che
che cibo, che droghe, proprio chimicamente veramente droghe. Chi sarebbe in grado di vivere in quel modo, no? Pochissimi. Ecco perché per avere clienti là bisogna vendere droga. A dei drogati non puoi vendere cibo biologico. Non è mai esistito tantissimi anni fa che la gente si metteva nel corpo dei bambini 30 velenosi iniezioni. Non esisteva che la gente mangiava veleno tanti anni fa. Però siccome tu vivi nel presente, ti sembra tutto normale. Apri la Bibbia, vedi, mettiti un software più pulito in testa, così magari ti sveglierai e comincerai a combattere con questi zozzoni. Allora, questa è una risposta ad Amerigo sulla Bibbia, no? La cosa migliore è leggerla tutto, cosa che io ancora non ho fatto, però da quel poco che non è poco, che ho studiato fino a mo, capto, il mio istinto mi dice che c'è qualcosa qui, che okay? Anche se non so tutto, perché da quello che sto capendo è come un frattale, una miniera proprio di una complessità spettacolare, no? È molto profondo, no? Però il cervello deve masticare, piano piano, ci vuole tempo, è come se tu stai facendo esercizi, no? Per i muscoli, no? Non è che in un giorno puoi alzare tanti chili, no? In quel libro non mi stanno vendendo l'utopia. Il mondo invece a me mi vende la macchina, l'ultimo modello del telefono, e tutte queste cose inarrivabili, no? Più lavoro per tutti, no? Che combatteremo la corruzione, tutto quanto, no? Oppure la versione un po' più sofisticata di Malanga, per esempio, e ti darò la chiave per modificare l'universo. Tu sarai Dio. Okay? Quindi questi vendono aria, okay? Droga, illusione. Una volta che ho preso quella droga, finisce. C'è la realtà che bussa la porta dopo, che stai qua, in questa roba qua. Okay? Se tu ti vuoi illudere, prendi la droga. Questo bel libro invece non è che mi vende niente di non c'è l'illusione qua. Quel libro ti dice chiaramente che questo mondo giace nel maligno, nel senso che è in mano ai mostri, perché il mostro, siccome per sua natura va sempre in alto, no? Quindi perché non gli basta, no? Quello che ha, vuole sempre di più, vuole comandare sempre di più, e comincia a strutturare tutta la società con l'inganno e tutto, riesce a manipolare tutta la società, ce l'ha tutta in mano. Quindi però questo è un prezzo da pagare per la libertà di free will, come si chiama, no? Libertà di fare libertà di fare quello che vuoi, diciamo, no? Sia di fare il bene che di fare il male. Perché se Dio non ci avesse dato la possibilità di fare anche il male, a quel punto non saremmo liberi di scegliere, no? Mi sembra abbastanza chiaro da capire questa cosa. Tieni, Cicci. Ecco. Non gli dai niente a lui, eh? Eh? Ecco. Sempre a litigare le pecore. Allora non ti do più niente, ok? Decido io se mangi o meno, hai capito? Io sono il tuo padrone. Ciccetto. Monkey see, monkey do. Che risata genuina. Lui garantisce la sanità per tutti.